Ciao amici, buongiorno e buon inizio di settimana. Sì, tu sorridi, ma il lunedì non è mai facile per nessuno. E infatti, eccomi qui per trascorrere qualche minuto insieme, così ci sosteniamo a vicenda. Avete sentito l'ultima notizia sulla salute naturale? Chi di voi mangia 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno? Alzi la mano. Siete abbastanza bravi, ma da oggi dobbiamo impegnarci ancora di più. Sembra che non bastino, bisogna mangiare 10 porzioni di frutta e verdura ogni giorno. 10 è il numero giusto secondo gli scienziati dell'Imperial College di Londra, che hanno effettuato ben 95 diversi esperimenti su 2 milioni di persone. Un campione sufficiente per capire quanto il cibo influenzi la nostra vita nel bene o nel male. Questo dipende da noi. Questo mi porta all'obiettivo e alla sfida di questa settimana. Non cambiate niente nella vostra alimentazione, ma provate a scrivere su un quaderno, anche un semplice quadernetto come questo, quale e quanta frutta e verdura mangiate ogni giorno, così avrete un'idea oggettiva della vostra alimentazione. Se siete in giro, scrivetelo sul cellulare, così lo fate subito, che è la cosa importante. Ma io so quanta ne mangio, non serve scriverlo. E quanta ne mangi ogni giorno? Beh, abbastanza. Come vedi, abbastanza non è una quantità precisa. Tante volte quello che pensiamo non corrisponde sempre alla realtà dei fatti. Meglio scrivere per verificare. Spesso si hanno delle sorprese. Scrivetemi qui sotto le vostre considerazioni, condividetele. A questo punto vi ricordo che mercoledì, come sempre, uscirà il mio vlog e domenica il video di salute naturale. Da non perdere questa settimana, il vlog su come avere più fiducia in se stessi con semplici ma efficaci strategie. E domenica, visto che sarà la festa del papà, un video dedicato ai maschietti, i rimedi naturali per la prostata. Ma guardatelo anche voi, amiche, è sempre meglio essere aggiornate su tutto. Ehi! Nel canale di astrologia, il mio nuovo canale, c'è un video molto interessante sul significato e la simbologia dell'equinozio di primavera. Anche noi ripartiamo simbolicamente da questo giorno, vi va? Condividete questo video e trascorrete una buona settimana. Vi aspetto presto, sempre qui sul canale, naturalmente. Ciao! I've been loving you the best time, No. the best.